Da una collezione di abiti fedelmente riprodotta grazie ai libri affreschi che sono stati trovati, che ripercorre tutta la storia della moda e i suoi cambiamenti dal 1400, che sono i vestiti che vedete alle mie spalle, fino al 1600, perché faremo diciamo un giro di tutto il piano e arriveremo alla porta di fronte al 1600. La sala in cui ci troviamo ora è la sala del loggione o salone della loggia. Perché è chiamata così? Perché la parete che vedete alle mie spalle non è affrescata, ma inizialmente non esisteva. E quindi i signori che salivano potevano vedere liberamente il panorama che circondava il palazzo. Non da poco, c'è da dire. Hanno alcune caratteristiche comuni. Abiti del 1400. La prima è che sia uomini che donne indossavano la gonna, e per quanto riguarda l'uomo era più lunga per la persona adulta e più corta per i giovani. Poi sia uomini che donne, come primo indumento a stretto contatto con la pelle, indossavano una camicia bianca di lino in segno di pulizia. Ma in realtà di pulizia non è che si può parlare, perché erano abituati a non lavarsi, in quanto ritenevano che il sudore era uno strato di protezione della pelle. Però si cambiavano le maniche. Senti, si dice un altro paio di maniche. Ora ora lo sto dicendo. No, ho fatto bene, perché vi vedo interessati così. Allora, per quanto riguarda in più in particolar modo l'abbigliamento femminile, possiamo dire che erano coperte dal collo fino ai piedi e indossavano una sovrapposizione di abiti. Infatti c'era la camicia bianca, la camora, che aveva delle maniche staccabili e che venivano unite con dei laccetti. Le maniche molto spesso si sporcavano e venivano cambiate senza cambiare tutto il vestito, e così si dava anche l'idea di indossare diversi vestiti quando in realtà solo la manica era cambiata. Poi al di sopra abbiamo questa ulteriore sovrapveste decorativa con strascico che presenta delle maniche decorative, a mo' di manica decorativa. Poi per quanto riguarda l'uomo, anche gli uomini indossavano la camicia bianca al di sopra, poi indossavano il farsetto con dei lacci. Farsetto, se non avevate capito, ripeto, c'è più dove venivano uniti sempre con dei lacci le calze solate, che vedremo nell'ultimo. Le calze solate, lo dice già la parola stessa, solate, già lo dice poi la suolate, cioè con la suola. Le calze molto colorate che erano dotate di suola per poter camminare. Certo. Diciamo avevano pantaloni e scarpe tutto insieme. Diciamo decorativa, un segno di bellezza. Una caratteristica tirava di più, come ad esempio nel gomito, oppure nelle ginocchia, venivano fatti dei tagli in modo per rimanere più comodi. Come i jeans da adesso, insomma, sì. Ora procediamo e raggiungiamo la sala degli abiti. Sala delle armi. Significa realizzato con un solo colore. Infatti qui è usato il nero in tutte le sue sfumature fino a giungere al bianco. La tecnica del monocolo generalmente veniva richiesta per diciamo decorare gli esterni dei palazzi, in modo da dare anche l'idea di un basso rilievo per chi guarda dall'esterno, dal fuori e dal basso. È una tecnica economica usata normalmente per gli esterni. All'esterno per far realizzare il monocolo. In questo fregio sono rappresentati, come potete vedere, scene di battaglia terrestre e di battaglia navale. E riprendono il momento in cui, ecco, le gizze
soldati mercenari. Abiti indossato dal soldato mercenario che combatte per la famiglia Farnese. E ciò da che cosa si deduce? Dal giglio farnesiano che è il testo sul tetto e dai colori giallo e azzurro che sono i colori della famiglia Farnese. Certo. La camicia bianca, ci sono dei tagli anche sul braccio in punti dove non è necessario il segno di bellezza da cui fuoriesce la camicia bianca. E poi, come potete vedere, la gonna è dotata di uno spacco da cui fuoriesce la faldiglia, che vedremo nel reparto dell'intimo e degli accessori. La faldiglia aveva la funzione di dare un volume all'abito stesso. Per un abito di tale genere era possibile andare incontro a gravi conseguenze. Le leggi suntuarie, che erano le leggi del lusso, e indicavano, diciamo, tutti i materiali di composizione, come doveva essere realizzato l'abito. Ad esempio, indicavano le massime che l'abito poteva possedere, il numero di pizzi che poteva possedere, andava anche in carcere. Ora, altrimenti c'era una multa. Come facevano a scoprire una signora borghese trasgrediva? Esistevano delle spie che scrivevano in un bigliettino il nome dell'eventuale signore o signora. Al centro abbiamo l'abito papale. Anche l'abito papale, come potete notare, ha una veste bianca e ha questo mantello. Questo è broccato. Questo. Vestito indossato da Giulia. Abito indossato da Giulia Farnese la Bella. I procedimenti di lavorazione della lana e della canapa all'incirca erano gli stessi. Per quanto riguarda la lana, veniva presa la pecora, veniva tosata, poi veniva lavata più volte la lana che si otteneva per togliere lo sporco.